lo sfruttamento e la valorizzazione del germoplasma di una collezione. Due parole sulla presentazione del CREA. Il CREA, noi siamo praticamente gli eredi degli istituti sperimentali sia per la cerealicoltura che per la frutticoltura, per l'orticoltura, che sono sorti nel secolo scorso con lo scopo di migliorare tutte le specie coltivate. Con l'ultima riorganizzazione di questi istituti siamo diventati CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, un organismo di ricerca nazionale che opera sotto la supervisione del MASAF, del Ministero dell'Agricoltura, è diviso in 12 centri, 6 centri di filiera e 6 centri trasversali. E io mi trovo a lavorare nel centro di cerealicoltura e colture industriali. In questa cartina vedete la dislocazione, il centro è dislocato in tutta Italia, in varie sedi. E noi siamo a Vercelli, il quartier generale diciamo che è a Foggia, e poi abbiamo sedi che si occupano dei vari cereali, di miglioramento genetico, cereali e specie industriali. E una delle caratteristiche fondanti del nostro centro e uno degli aspetti più importanti sono proprio le collezioni di germoplasma. Nel nostro caso a Vercelli abbiamo una collezione importante di frumento con circa 4.000 linee che ho portato da Sant'Angelo Lodigiano dopo la chiusura del centro, e sia di riso, che è appunto l'argomento di oggi. Allora, cos'è una collezione di germoplasma? Magari dirò anche delle cose un po' banali, però ci tengo a precisarlo. Una collezione di germoplasma, nel caso di una specie come il frumento, come il riso, è un insieme di semi di svariate varietà o accessioni o linee. Nel nostro caso la banca del germoplasma di Vercelli consiste in 708 accessioni di riso, vedete qua, la maggior parte sono appunto Rizza sativa, sottospecie japonica, temperata e tropicale. Abbiamo qualcosa di indica, il Rufipogum che è un po' l'ancestrale, e 5 accessioni di Oryza glaberrima, di cui si è già detto stamattina il professor Mariani. Allora, che cos'è una collezione? Le collezioni è una fonte preziosa di variabilità genetica, che ho rappresentato con questo scrigno perché all'interno delle collezioni di germoplasma, se andiamo a investigarli, ci sono un sacco di geni per caratteri svariati, che vanno da caratteri che influenzano l'apparato radicale piuttosto che la pianta, lo sviluppo della pianta, piuttosto che caratteri che servono per contrastare parassiti, virus, batteri, molecole a valenza nutrizionale, e anche elementi che magari non conosciamo ancora ma che in futuro si scopriranno e sono comunque contenuti. Cosa si fa con le collezioni di germoplasma? Una cosa che sembra banale è il mantenimento, ma il mantenimento non è così banale, poiché ho messo alcune immagini delle fasi del mantenimento. Le collezioni, la nostra è mantenuta, è una collezione cosiddetta a medio termine, quindi a 5 gradi centigradi in una cella termostatata. Se non viene rinnovata la collezione perde la germinabilità, quindi una attività appunto è rinnovare il seme. Una parte di questa collezione ogni anno viene messa in campo, qui ci sono le fasi di semina. Durante la stagione di crescita occorre, e questo è un lavoro molto importante, andare a visualizzare e vedere se ci sono dei fuoritipo in modo da eliminarli, perché un inquinante, anche solo una pianta inquinante all'interno di una collezione, può portare in brevissimo tempo all'inquinamento del campione. E oltre alla monda, all'eliminazione degli infestanti, poi c'è la raccolta, poi nel caso del riso l'essiccazione. La raccolta, nel nostro caso facciamo il mantenimento, sono filette di qualche metro, una o due filette, la raccolta è una cinquantina di pannocchie scelte, la trebbiatura e di nuovo la rimettiamo nei barattolini e la mettiamo in cella. Durante queste fasi effettuiamo anche un'attività di caratterizzazione. La caratterizzazione, che può essere appunto durante la stagione di crescita per caratteri agronomici e fisiologici, quindi data di spigatura, data di fioritura, altezza, suscettibilità all'allettamento e a patogeni fungini e mille altre cose, tillering, quindi capacità di accestimento. Poi, dopo la raccolta, caratteri morfologici, che possono essere il colore dei nodi, degli internodi, il colore della guaina, il portamento della pannocchia, il tipo di pannocchia, la ristatura, la villosità, eccetera.
Caratteristiche della cariossite, ad esempio il colore, la perlatura, le dimensioni, il peso dei mille semi, qui ci sono alcune fasi, nonché facciamo un'analisi, una caratterizzazione iconografica, quindi una rappresentazione iconografica delle pannocchie e dei semi. Questa attività è in parte finanziata dal Ministero con questo progetto che si chiama RGVFAO e che è arrivato ormai al settimo triennio di attività e quindi ci dà non tantissimi, tantissimi soldi, però ci consente insomma di portare avanti questa attività. Le banche del germoplasma però, ho messo questa immagine, non devono essere dei depositi di semi, quindi quello che ho descritto è un'attività diciamo di base che è necessario fare per le banche del germoplasma. Però questo potenziale genetico che è contenuto deve essere attivamente impiegato e sbloccato per il miglioramento genetico. Il miglioramento genetico che ha degli obiettivi, un po' per tutte le specie vegetali sono questi, quindi aumentare la resistenza, la tolleranza a patogeni, parassiti, insetti, i cosiddetti stress biotici, aumentare la tolleranza agli stessi abiotici, quindi ad esempio stress idrico e salinità, migliorare l'efficienza d'uso delle risorse, acqua, fertilizzanti, migliorare la qualità nutrizionale piuttosto che identificare e sfruttare delle interazioni positive con i microorganismi che aveva iniziato ad accennare il relatore precedente, fin anche a modificare l'architettura della pianta. E allora questo miglioramento genetico si fa dalle origini, insomma in origine era un miglioramento basato sulla selezione dei caratteri più interessanti che l'agricoltore vedeva, poi si è passati attraverso il miglioramento genetico classico che prevede la scelta di due parentali che abbiano delle caratteristiche positive e che uno desidera sfruttare, l'incrocio e poi una serie di passaggi nelle progenie segreganti che richiedono da 8 a 10 anni che con delle selezioni cosiddette fenotipiche sulla progenie, cioè io devo andare a vedere nella progenie segregante quali sono i figli di questo incrocio che hanno racchiuso in sé le caratteristiche positive dei due genitori che io volevo riuscire ad ottenere. Il percorso, come dicevo, dura dagli 8 ai 10 anni e quindi questo è il modo classico per ottenere una varietà. Negli ultimi anni, per modo di dire, ormai sono passati un po' di anni, il miglioramento genetico è stato abbastanza velocizzato con l'uso dei marcatori molecolari. Cosa sono i marcatori molecolari? Cioè sono dei pezzettini di DNA associati, non sono il gene stesso che io voglio seguire, l'importante è che siano in correlazione molto vicini al gene che mi interessa analizzare, in modo che io possa in fasi già precoci della selezione andare a seguire la segregazione del carattere che mi interessava, non andando in campo, andando a vedere il carattere, ma anticipandolo addirittura sulla plantula. Ho delle immagini, questo è un caso ad esempio del brusone nel riso. Se io ho un pezzettino di DNA che è associato a un gene di resistenza, che questo è un frammento, e so che una pianta invece è suscettibile a quest'altro frammento, io in una progenie di incrocio a livello di plantule estraggo il DNA e vado a tenere solo quelle piante che hanno questo gene, hanno questo frammento simile a quello del genitore resistente, e quindi in questo modo accelero molto le procedure di selezione nella progenie. Questo sì, ultimamente lo posso dire, questo miglioramento genetico assistito da marcatori molecolari è passato ad un livello un po' a larga scala, quindi associando non più una popolazione biparentale, quindi l'incrocio tra due genitori, ma popolazioni, quindi sfruttando la variabilità presente in popolazioni vaste di germoplasma, associati con moderni strumenti molecolari e software molto complessi, per la cosiddetta analisi di associazione, quindi associazione tra caratteri fenotipici, quindi visibili che io vedo, caratteri il DNA, andare a vedere se ci sono delle associazioni significative tra un tratto di DNA e il carattere, al fine di determinare se quel tratto di DNA è veramente responsabile di quel carattere. Vediamo cosa è stato fatto a Vercelli. In realtà tutto questo è stato fatto prima del mio arrivo a Vercelli, quindi devo ringraziare naturalmente chi mi ha preceduta. Io sono a Vercelli da pochi anni, relativamente poco, quindi mi fa piacere comunque presentare tutta questa attività. Allora, vediamo cosa è stato fatto, prendiamo in esame vi do alcuni spot su quegli argomenti che avevo detto prima, che sono gli obiettivi del miglioramento genetico. Vediamo ad esempio il brusone. Allora,
sfruttiamo il germoplasma della nostra collezione per cercare, per vedere l'interazione con il brusone. Questo è un lavoro che risale al 2011, in cui 219 accessioni di riso sono state infettate con tre ceppi di Pericularia oryzae. Sono gli effetti sulle foglie, quindi abbiamo altamente resistenti, mediamente suscettibili, altamente suscettibili, e in questo modo si sono andati a vedere com'è la situazione del germoplasma di queste linee. E come vedete, e questo lo si sa comunque, la maggior parte delle linee analizzate sono altamente suscettibili o suscettibili, addirittura mediamente suscettibili, sono pochissime le linee veramente resistenti. Un passaggio ulteriore è dall'identificazione di linee resistenti e suscettibili andare a sviluppare questi marcatori molecolari, quindi andare a cercare dei pezzettini di DNA che mi consentono di valutare su un gel, quindi su un'elettroforesi, sulla plantula, la presenza o meno di questi geni o di resistenza o di suscettibilità. E questo è un esempio, marcatori, quindi pezzettini di DNA, come vedete la presenza o l'assenza consente di discriminare tra la progenie o le linee suscettibili e resistenti. E questo è assolutamente importante nella selezione assistita da marcatori molecolari. Una volta individuate queste fonti di resistenza, cosa si può fare? Si possono inserire in varietà di interesse, e addirittura piramidare, quindi siccome le resistenze vengono facilmente superate dal patogeno, il fatto di piramidare più geni di resistenza all'interno di una stessa varietà consente di far fronte molto più efficacemente alla virulenza del patogeno. Quindi accumuliamo più resistenze nello stesso genotipo, ma questo è un lavoro recentissimo e ve ne parlerà Gabriele Orsen, e quindi lo salto a pie pari. Ancora, brusone. Allora, vediamo cosa è stato fatto sempre utilizzando il germoplasma presente. Allora, 311 accessioni, di cui appunto qui vedete i numeri, sottospecie giapponica, tropicale, temperata, degli indica, degli aromatici e degli house, due stagioni di crescita, due condizioni, pieno campo e camera di crescita. Ecco, abbiamo detto ci vuole anche la controparte di DNA, quindi adesso con queste analisi, con questi metodi che si chiamano ad alta processività, riusciamo in breve tempo ad avere un numero di marcatori che fino a qualche anno fa sembrava impensabile. Quindi su questa popolazione di 311 accessioni ci sono stati individuati più di 37.000 marcatori. Questo SNPs vuol dire sono dei pezzettini che sono dei marcatori molecolari. Allora, associando, come vi dicevo prima, con questa analisi GWAS, cosa siamo andati a vedere? Queste sono immagini che in gergo si chiamano Manhattan plot. Che cosa sono? Sono delle rappresentazioni dei cromosomi. Allora, vedete i numeri da 1 a 12, il riso ha 12 cromosomi, poi c'è una linea che è questa colorata orizzontale, che è la linea di significatività, e tutti questi puntini sono questi marcatori molecolari. I marcatori, cioè i puntini che si posizionano al di sopra della linea di significatività, sono significativi. Quindi tutto ciò che è sopra ha delle buone probabilità di essere correlato con il carattere che noi stiamo analizzando. Allora, in questo caso cosa è stato fatto? C'è la condizione naturalmente di pieno campo e di camera di crescita, e queste sono le due condizioni, e vediamo che ci sono evidenziate con il colore sia dei loci, diciamo, delle regioni cromosomiche che sembrano essere fortemente implicate nella resistenza al brusone. Ci sono alcune comuni sia in campo che in serra, altre sono specifiche della condizione di campo e della condizione di serra. Una volta che io ho queste informazioni non mi fermo qua, perché in realtà non ho tantissimo da questo. Cosa devo fare io? Devo andare a vedere, fortunatamente il riso è molto noto, cioè il genoma di riso è sequenziato, quindi possiamo andare a vedere sul cromosoma 7, 8, 6, qualsiasi, in queste posizioni,
se ci sono dei geni già mappati per la resistenza, e quindi dico, guarda, forse questo è proprio il gene che io avevo individuato, oppure se non ci sono ancora geni, quindi ho scoperto dei nuovi tratti che possono essere utili per l'analisi. E quindi in questo caso quello che era venuto fuori da questa analisi sono appunto rilevate 14 associazioni significative, di queste 3 sono assolutamente nuove, e si sono trovate 11 accessioni che avevano un elevato livello di resistenza in entrambe le condizioni. Questo cosa significa? Che se io riesco a individuare queste associazioni significative, andando poi a esplorare sempre nel più piccolo, restringendo la zona, riesco a individuare il gene di resistenza, quello poi mi serve da trasferire nelle varietà che mi interessa, mi serve perché ci creo, riesco a costruire dei marcatori per poterlo seguire, e questo mi serve quindi per l'integrazione e il miglioramento genetico. La stessa cosa per la fusariosi. Fusariosi, altro patogeno abbastanza diffuso, nello stesso modo un'altra accessione. Allora io non... ogni volta si usano queste, non si usa mai la collezione completa, anche perché si usano quelle che vengono dette subcollezioni o core collection, cioè collezioni rappresentative. Dipende un po' anche dal progetto in cui si sta facendo, che si sta portando avanti, dipende anche dai partner, quindi si cerca di utilizzare delle sottopopolazioni in modo da non utilizzare, cioè da avere un lavoro che possa essere seguito anche da non migliaia di accessioni, ma possa essere seguito in maniera razionale e che sia rappresentativo dello studio che andiamo a fare. Anche in questo caso un altro studio con 138 accessioni, questa è la composizione, un ceppo di Fusarium fujicuroi, naturalmente l'infezione in camera di crescita. L'analisi del DNA in questo caso ha dato più di 166.000 marcatori, di nuovo l'analisi di associazione, e come vedete di nuovo queste due associazioni segnate in blu sul cromosoma 1 e sul cromosoma 4, che andate a confrontare poi sulla mappa molecolare genetica, sono risultate delle nuove fonti di resistenza, nuove fonti che quindi stiamo anche cercando di introgredire nelle varietà coltivate, in varietà diciamo elite che ci interessa portare avanti. Un altro aspetto che abbiamo visto è la tolleranza agli stress ambientali, quindi la tolleranza allo stress idrico. In questo caso, ne hanno parlato abbondantemente i relatori precedenti, due tipi di coltivazione, una sommersione continua e un alternate wetting and drying, quindi una sommersione intermittente. In questo caso una sottopopolazione di 281 accessioni, queste due condizioni, 2 anni, è sempre importante ripetere le prove almeno per un biennio, analizzati 26 caratteri, caratteri morfologici, caratteri fisiologici, e di nuovo analisi di associazioni. In questo caso ne sono state trovate 22 di associazioni significative, ne ho riportate solo a titolo di esempio il peso della pannocchia e il peso dei semi. Nelle condizioni, come vedete, di nuovo ci sono molti puntini al di sopra della linea di significatività, quindi in condizioni aerobiche o di sommersione alcune associazioni significative sono comuni alle due situazioni, altre sono tipiche della coltura in intermittente. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che ci sono dei geni, dei QTL, in questo caso non sono geni singoli ma sono dei tratti, dei QTL, che si possono utilizzare da inserire in varietà per renderle ad esempio più resistenti allo stress idrico. E in quello stesso lavoro, in collaborazione con l'Università di Milano e col professor Sacchi, si era fatto anche una valutazione in queste due condizioni, l'aveva già anche anticipato Marco, quindi su 16 elementi valutati con la spettrometria di massa, e anche in questo caso si vede che ci sono delle differenze, dei loci responsabili ad esempio per il contenuto di magnesio, di zinco, di ferro,
nelle condizioni su determinati cromosomi. Da qui appunto si può partire per andare a indagare questa regione cromosomica e tirare fuori da questo il marcatore e il gene, addirittura il gene responsabile di questo carattere da utilizzare poi nei programmi di breeding. Ancora, migliorare l'efficienza d'uso delle risorse, agiamo sulla radice, quindi andiamo a vedere gli aspetti della radice. Ancora una collezione, una sottocollezione in camera di crescita con questi rizotroni un po' fatti in casa. Valutate un po' di caratteristiche della radice, il peso della radice, la lunghezza, la superficie, il volume totale. Vediamo la variabilità, queste sono ad esempio un carattere, la lunghezza totale delle radici, e vedete, non è importante vedere le varietà, ma comunque c'è un'estrema variabilità nella lunghezza totale delle radici. E se noi lo associamo ai dati di DNA, in questo caso troviamo anche in questo caso delle associazioni. In questo caso sono state trovate soprattutto sul cromosoma 4 delle associazioni significative con un po' di caratteri della radice, tra cui la lunghezza, il volume, la superficie, il numero degli apici radicali. Andiamo poi alle interazioni positive con i microorganismi. Questo è un lavoro che abbiamo appena avviato con un nostro dottorando, quindi voi sapete che c'è un mondo al di sotto. Noi abbiamo sempre guardato la parte superiore della pianta, ma nelle radici c'è un ambiente, c'è veramente un mondo e c'è un'interazione molto complessa, infatti è molto difficile da studiare, tra batteri, funghi, popolazioni del suolo, radici, eccetera. E quello che abbiamo avviato è uno studio con, voi sapete che adesso ci sono questi batteri che iniziano ad essere impiegati come promotori della crescita, ma possono essere anche impiegati per la difesa della pianta, perché magari emettono delle sostanze che servono per la difesa. Quindi la cosa che stiamo facendo è sempre valutare la nostra collezione, una parte della collezione, per l'interazione positiva con due tipi di batteri endofiti, uno che è importante per la fissazione dell'azoto e l'altro per la sintesi dell'indole acetico, quindi per la crescita radicale. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che si deve prendere la piantina, sterilizzare i semi, far crescere la piantina, infettarla, far crescere la pianta e poi andare a vedere, facendo un estratto di radici, quanto è la crescita radicale, quanto è la crescita di questi batteri, quanto hanno interagito con le radici. Però appunto questo è un lavoro veramente agli albori. Ultima parola, ma di questo avremo una relatrice che ci dettaglierà molto bene, sono queste TEA, le tecniche nuove di evoluzione assistita o New Breeding Techniques. Queste tecniche, proprio con la collaborazione con l'Università di Milano, abbiamo avuto un progetto finanziato dal Ministero, un grande progetto Biotech che si è appena concluso. All'interno di questo noi abbiamo appena terminato questo progetto che si chiama SUSRISE. E lo scopo di questo progetto era di agire tramite appunto queste TEA su tre aspetti della pianta di riso in modo da renderla più resiliente, più resiliente, agendo sia sull'architettura della pianta e della pannocchia, quindi lo scopo di avere meno culmi di accestimento ma più robusti e vigorosi, sia sull'angolo di crescita dell'apparato radicale in modo da andare ad intercettare più a fondo l'acqua, sia con un miglioramento della nitrogen using efficiency agendo su un gene che è un trasportatore del nitrato. I risultati preliminari, siamo riusciti ad avere piante editate, si dice il termine corretto, piante editate e semi di queste piante soprattutto, e stiamo indagando il fenotipo. Perché naturalmente mi sono dimenticata di dire, tutti questi studi sono molto belli, molto interessanti, poi comunque il passaggio nel campo è fondamentale, cioè posso avere anche il gene, la presenza del gene, ma comunque poi devo andare a vedere, anche nel caso delle resistenze, quanto è efficace la mia trasformazione. E quindi siamo agli inizi, voi sapete che c'è stato un decreto in deroga una deroga al decreto siccità, per cui si può forse andare in campo, noi comunque non abbiamo ancora le quantità di semi per andare, stiamo continuando la fenotipizzazione, quindi significa la descrizione di queste piante in serra per vedere se effettivamente il fenotipo è quello desiderato.
Naturalmente devo ringraziare appunto tutti questi gruppi che hanno partecipato a tutte queste ricerche, e un grazie speciale appunto a Gian Piero Balè, che mi ha lasciato questo grande onere, ma è anche un grande onore, e naturalmente ringrazio tutti voi per l'attenzione. Qui c'è il mio indirizzo mail e per qualsiasi cosa siete benvenuti anche per visitare l'istituto. Voi sapete che chi mi conosce, vi accogliamo volentieri.